A partire da questa settimana, in tutte le librerie ed edicole di Faenza è possibile trovare la nuova guida turistica della città. Prodotta dalla tipografia faentina, scritta e curata dal giornalista ed esperto faentino Sandro Bassi e con le splendide fotografie di Fabio Liverani, questo volume è suddiviso in itinerari urbani ed extraurbani ed è rivolta a faentini e forestieri. Stata da pochissimo pubblicata la nuova guida di Faenza, come mai questa nuova guida? Dunque, la prima cosa che mi viene da dire è perché Faenza se lo merita, nel senso che è una città incantevole, pur nella sua dimensione non metropolitana, perché è pur sempre una città di provincia, una città relativamente piccola, con 60.000 abitanti, e che non aveva più una guida in commercio, perché l'ultima risaliva ad oltre 20 anni fa, era esaurita. Quindi lei ha curato i contenuti, cosa troveremo in questa guida? Com'è strutturata? Allora, la guida è strutturata per itinerari al fine di renderla più accessibile, più consultabile, sia per il turista e sia per l'altra categoria a cui è destinata, che è il faentino, perché non sta scritto da nessuna parte che i faentini già conoscono tutti i dettagli della città in cui vivono. Comunque, è strutturata per entrambi, per itinerari, e sono 14, la metà dei quali urbani, e gli altri invece extraurbani, cioè fuori porta, cioè in campagna, collina, pianura, quello che Come li ha immaginati questi itinerari? è. Allora, dicendo una cosa banale, gli itinerari sono immaginati prendendo per mano il visitatore e accompagnandolo nei relativi monumenti o nei relativi ambienti naturali, paesaggi che sono quelli degli itinerari fuori porta, e descrivendo quello che c'è da vedere. Però nel momento in cui lei li ha pensati, che filo logico gli ha dato? In parte è un filo logico classico, cioè alcune mete sono ineludibili perché sono quelle, ripeto, classiche: Palazzo Milzetti, il Duomo, il Museo delle Ceramiche, Palazzo Laderchi, Palazzo del Podestà, insomma tutto quello che riguarda il centro storico. In parte invece sono cose un po' più, tra virgolette, originali, nel senso che si suggerisce al faentino o al forestiero qualche cosa di più insolito, come possono essere gli itinerari fuori porta, che sono più insoliti per ovvie ragioni. Ovviamente da curatore e autore della guida, lei è un grande esperto di Faenza, ma nella redazione di questa guida ha scoperto cose nuove. Sì, ovviamente sì, perché Faenza, ripeto, pur nella sua dimensione non enorme, è comunque una città che contiene un sacco di cose non a tutti note. Per esempio, non so, i suoi musei sono davvero un deposito di materiali che nessuno può conoscere interamente. Invece ha avuto il piacere di riscoprire qualcosa. Sì, allo stesso modo sì, perché ci sono delle cose che noi diamo per scontate, noi tutti faentini diamo per scontate, e invece scontate non sono. Non so, il Duomo che ce lo vediamo davanti tutti i giorni, perché è proprio in una delle due piazze, in realtà è il terzo museo della città, inoltre è sempre aperto, inoltre non si paga un biglietto, inoltre le sue opere d'arte sono ancora vive perché sono ancora nel loro luogo di origine e, tra virgolette, parlano ancora quella lingua per la quale sono state concepite. Francesca Diletta per Faenza Web TV.